presidente del Triathlon Pavese Andrea Libanore, parte questo progetto nuovo, un progetto dedicato alle donne, puoi spiegarlo? Sì, finalmente abbiamo trovato un'azienda partner che appoggiasse questo tipo di progetto. L'idea è quella di creare una nuova squadra femminile di triathlon. Noi abbiamo già tutta una serie di atlete che sono tesserate con noi sia per il running che per il ciclismo che per il triathlon, però visto che anche i numeri a livello nazionale indicano che le ragazze che si avvicinano alla triplice disciplina sono purtroppo sempre poche e molto spesso accade che chi si avvicina a questo sport poi nel giro di qualche anno lo abbandona per mille ragioni, la famiglia, la gravidanza piuttosto che il lavoro eccetera, l'idea è quella di creare un programma che avvicini queste atlete e che gli tolga perlomeno il pensiero di cercarsi una società e di pagare un tesseramento. Poi starà a noi sviluppare tutta una serie di programmi per far sì che rimangano, una volta entrate nel mondo del triathlon, che rimangano nel mondo del triathlon. Assessore Davide Lazzari, parte questo nuovo progetto di cui il Comune con l'assessore e vice sindaco Angela Gregorini è la madrina e che l'assessorato allo sport comunque supporta. Sì, è un progetto attraverso il Triathlon Pavese che devo dire che è una società che sta pensando a 360 gradi alla nostra comunità, dai bambini alle donne ai paratleti. Quello che mi fa un po' pensare è che ci siano aziende fuori Pavia che vengono a supportare lo sport pavese, le nostre eccellenze. Questo deve essere anche un po' più uno sprone per i nostri imprenditori pavesi che stiano un po' più vicino allo sport, magari non solo allo sport, quelli diciamo così di massa, quelli più noti come calcio, basket, ma anche a sport minori, quindi è una sfida che il territorio deve saper accogliere. Senti, è un'ulteriore iniziativa di una società comunque attiva sul territorio, stavi dicendo giustamente in precedenza. Assolutamente, oggi ricordiamo che stasera parte anche il primo appuntamento dei 5 su un approfondimento sulla tematica sport a 360 gradi, vuol dire dall'alimentazione alla motivazione, insomma è una società che cura davvero la persona, è una bella eccellenza, una bella realtà pavese e speriamo che continui così. Insomma.